Babel, settimanale di informazione cinematografica. Buongiorno a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Babel. Anche oggi parliamo naturalmente di cinema che c'è, una puntata veramente molto densa. E allora il buongiorno viene da me, Elisa Grando, dagli studi Rai di Trieste, e insieme a me ci sono anche Daniela Picoi in regia e Viola Romanese alla parte tecnica. Allora, partiamo oggi parlando di un cinema particolarmente coraggioso che è in qualche modo anche molto legato al periodo un po' drammatico, anzi molto drammatico, che stiamo vivendo. Lo facciamo appunto parlando di un film che è appena diciamo uscito, doveva uscire in sala, ma purtroppo naturalmente possiamo vederlo solo sulle piattaforme. Si chiama Al Dio Ignoto e abbiamo con noi il regista Rodolfo Bisatti. Buongiorno Rodolfo. Buongiorno Elisa. Allora, intanto ricordo Rodolfo Bisatti, regista padovano ma che da tanti anni ha scelto Trieste, e anche triestina è la sua casa di produzione Kineo Film, un regista che abbiamo imparato a conoscere nel tempo proprio per il rigore appunto e il coraggio anche del suo cinema. Alcuni dei suoi film precedenti sono La donna e il drago, Voci nel buio. Questa volta Rodolfo, con Al Dio Ignoto, affronti un film, un tema particolarmente appunto coraggioso, è quello delle cure palliative. Praticamente Al Dio Ignoto è la storia appunto di un'infermiera che deve affrontare, diciamo, elaborare un lutto personale molto duro, e lo fa proprio scegliendo di lavorare in un hospice appunto per le cure palliative, per accompagnare insomma chi non può più essere curato. È un film sul prendersi cura, una cosa che purtroppo manca in molte situazioni attuali. L'emergenza coronavirus, sappiamo, ci ha impedito insomma di accompagnare anche alla morte tanti cari e tante persone che hanno dovuto fare questo passaggio in solitudine, e quindi questo film arriva invece a dirci no, prendersi cura è importante fino all'ultimo, giusto Rodolfo? Sì, hai detto benissimo, una sintesi perfetta. Ecco, quindi perché c'è stata l'esigenza da parte tua di cominciare a parlare di questo argomento, ovviamente in tempi non sospetti, nel senso che questo film ha avuto una lunga gestazione, e so che da tempo riflettevi sul fatto che il mondo occidentale tutto vive da sempre una rimozione un po' del tema della morte, giusto? Sì, è stata esattamente questa la spinta che mi ha portato, ma in tempi non sospetti, parlo del 1999, a realizzare il primo documentario girato all'interno di un hospice a Brescia, quando le cure palliative non erano ancora considerate medicina ufficiale. Quindi era necessario, con questa equipe multidisciplinare, documentare il rapporto, la relazione tra i medici, gli infermieri, gli OS e le persone che occupavano questa clinica per tempi molto brevi, ma con un'intensità e con una, possiamo pure dire, gioia di vivere che in un reparto generalista non esisteva. Quindi diciamo gli hospice sono un'idea inglese, anglosassone, nata alla fine degli anni 60, mutuata poi in tutta Europa e in Italia tardivamente, ma per fortuna adesso ce ne sono tanti. Il problema è che la filosofia dell'hospice, delle cure palliative, prevede esattamente il contrario di quello che si sta facendo adesso per esigenze contingenti. Non c'è il distanziamento sociale, ma l'accoglienza, il contatto, l'affettività. Cioè è fondamentale stare vicino a una persona che soffre, e cosa più importante che starci vicino siano propri parenti, figli, gli amici. Quindi io spero che alla fine di questa fase così drammatica, che è praticamente globale, si ritorni a concepire l'idea del starsi accanto, dell'abbraccio, di starsi vicini come un fondamento centrale, ineludibile. Ecco perché allora appunto è tanto più importante in questo momento questo film, perché appunto parla anche in maniera direi molto poetica e non drammatica e non retorica, e questo anche è un aspetto importante e difficile in un cinema più così coraggioso, insomma tanto coraggioso. Parla in maniera appunto molto poetica di questo accompagnamento, e lo fa
anche essendo girato in ambienti reali. Credo che questa sia una cosa che aiuti molto il film, Rodolfo, il fatto di che la macchina da presa si possa immergere negli ambienti, appunto, che vedono queste storie, e anche con persone, come è spesso accade nel tuo cinema, che non sono per forza attori professionisti. Ci vuoi parlare di questa scelta? Ma sì, è una scelta molto semplice. Io ho sempre pensato che il film sia la vita e la vita sia un film, quindi per me girare in contesti reali significa vivere un'esperienza. Vivo un'esperienza con un'equipe, con delle persone, ma sostanzialmente è la vita, non è una rappresentazione. Quindi anche gli attori, ho scelto delle persone che avevano realmente vissuto problematiche di questo tipo. Ad esempio, il ragazzo protagonista del film è un fratello di questa Anna, che è morta di leucemia realmente. Ecco, quindi... scusa Rodolfo, per far capire a chi ancora non ha visto il film, e ricordo, lo potrà vedere appunto su una delle piattaforme internet, che è Chili, e si può trovare facilmente appunto su internet. La protagonista, che è interpretata da Laura Pellicciari, che oltre a essere la tua, diciamo, attrice di riferimento, è anche tua moglie, e quindi insomma è proprio un connubio artistico e affettivo il vostro. E la storia appunto di questa donna ha perso una figlia, ed è questo il lutto molto grave che deve elaborare, e però ne ha un altro, ha un figlio adolescente che giustamente ha voglia di vivere, ha voglia di mettersi anche a rischio, controllato, diciamo così, nella vita. Infatti questo ragazzo sceglie uno sport piuttosto rischioso, le gare con le mountain bike, e lo fa anche appunto per affermare una necessità di vita. Appunto, dicevi che questo ragazzo, questo figlio sopravvissuto tra virgolette alla tragedia della famiglia, è interpretato proprio da un ragazzo che ha perso la sorella, giusto? Sì, è stata una forma per elaborare il suo lutto, quindi una partecipazione molto accurata, molto realistica, profondamente sentita, e questo ha portato al film anche un senso ulteriore al fatto di essere una rappresentazione della realtà. Quindi in qualche modo per me il cinema e la vita vanno insieme, cioè camminano nello stesso binario. E questa è una forma che ovviamente porta a una sorta di realismo di cui abbiamo estremamente bisogno, cioè il fatto che il cinema in qualche modo sia una lente di ingrandimento che va a valorizzare, evidenziare, a scoprire quegli angoli dell'esistenza che in genere non sono i più gettonati nel mainstream tradizionale. Quindi un cinema che lavora sull'interlinea, sulle zone d'ombra, che cerca di rendere evidenti delle cose che evidenti non sono. Questo è il significato centrale di tutta la mia attività operativa. Ecco, potrebbe sembrare che un film che parla di questi argomenti, soprattutto in questo momento, sia un film che getta nello sconforto. Invece Al Dio Ignoto è proprio il contrario, è un film che mette grande serenità, perché dice appunto che ci sono dei passaggi molto duri della vita che comunque bisogna affrontare, e la cosa migliore è affrontarli appunto con umanità, con vicinanza, quando si può, e tenendo conto che questi sono aspetti dell'esistenza, insomma, di tutti noi. Tornando agli attori, c'è anche un attore veramente molto grande, Paolo Bonacelli. Paolo Bonacelli fa un personaggio particolarissimo, quello di un professore di filosofia che arriva all'hospice appunto perché non può più essere curato, affronta gli ultimi giorni della sua vita, ma aiuterà molto la protagonista anche a rielaborare i suoi dolori personali. Esatto, sì. Paolo è stato un amico, un compagno di viaggio, ha accettato il progetto fin dalla prima stesura della sceneggiatura. E poi ha anche una certa età, quindi in qualche modo è anche una forma di scaramantica che ha utilizzato proprio durante queste lunghe riprese, ed è appunto uno degli attori secondo me più interessanti nel panorama italiano, sottostimato, sottovalutato, ma ricordiamo che lui ha girato con Pasolini, ha girato Salò, tanto per dire, ha girato con Benigni, ha girato con Clooney, insomma un attore che fuori dall'Italia è rinomato anche a Hollywood, quindi il fatto che abbia accettato così cordialmente, poi siamo diventati amici, questa parte mi ha onorato, mi ha reso felice, e sono contento perché alla fine a Roma, durante la prima, il Maxi è stato felicemente colpito e sorpreso dalla riuscita del progetto.
Ecco, perché ricordiamo che il film è stato proiettato appunto in anteprima, come ricordavi, al Maxi di Roma in occasione di questa mostra che si chiamava Della materia spirituale dell'arte. È stato proiettato in novembre, sembra un'altra era geologica rispetto a oggi che le sale insomma sono chiuse, e doveva fare appunto il suo percorso nelle sale, ma chissà che poi dopo il percorso diciamo sulla piattaforma streaming non ci ritorni in qualche modo, in qualche rassegna. Senti Rodolfo, io sono molto colpita, devo dire, da questo tuo modo di lavorare con tua moglie Laura Pellicciari. Lei è stata anche la protagonista della Donna e il Drago, di Voci nel Buio, della Crudeltà del Mare, dove tra l'altro compare la tua famiglia, diciamo così, anche compaiono anche i tuoi figli. E che rapporto si crea quando la tua attrice di riferimento appunto è anche la tua compagna? Oltretutto in questo caso un ruolo assolutamente fondamentale, Laura è anche la produttrice del film. Sì, è una sfida incredibile, cioè tu devi pensare che durante le riprese del Dio Ignoto ci siamo lasciati e poi ci siamo ritrovati alla fine del montaggio, questo per dirti quanto è problematico fare un lavoro così complesso e così articolato, però devo dire che il ritorno con Laura ha generato un nuovo figlio che ha 8 mesi, quindi siamo molto felici di questo. Quindi è stata sotto tutti i punti di vista una collaborazione positiva anche per il Dio Ignoto, ecco. Certo, poi Laura devo dire che è nata nel cinema con me, quindi abbiamo fatto un lavoro proprio sulla recitazione molto particolare, molto interessante, a cui abbiamo dato anche un nome, che è una tecnica della plasmazione, mutuando Stanislavski però con altre tecniche più contemporanee di recitazione, ed è non tanto un realismo, un iperrealismo, ma il fatto proprio di una partecipazione profonda nel personaggio, quindi lei si cala realmente nel personaggio. In effetti è molto credibile questa sua performance all'interno del Dio Ignoto. È stata lacerante come situazione, ripeto, ci sono stati dei problemi durante le riprese, ma poi ci siamo ad acque ferme, quando tutto si è quietato, abbiamo riunificato i nostri intenti, il nostro amore, la nostra esistenza. E questo è importante, e tutta questa vita e questa vita interiore, secondo me, sullo schermo si vede, porta tanto spessore ai personaggi. Quindi io ve lo consiglio veramente, Al Dio Ignoto di Rodolfo Bisatti. E Rodolfo, allora grazie, e grazie e ci sentiamo alla prossima e speriamo di vederci in sala molto molto presto quando speriamo, si potrà. Ce lo auguriamo tutti, grazie ancora, Rodolfo. Buona continuazione. Ciao, arrivederci.